una notizia terribile che atterrisce i cuori di tutti. In una città come Palermo sentire ancora episodi come questi è davvero drammatico. Proprio ieri parlavo con un gruppo di ragazzi di questa organizzazione di stamattina e mi dicevano dal loro punto di vista come in realtà il fenomeno sia meno sentito rispetto al passato. Ecco, se questo è il termometro della situazione, mi sembra di poter dire che non c'è un reale percepito di quello che accade. Di quello che accade in una società sempre più liquida, senza riferimenti, nell'assenza spesso anche delle istituzioni, con una scuola che fatica, con le famiglie che faticano, e in una dimensione dove forse bisogna tornare all'educazione ai sentimenti, alla gestione delle emozioni. Vedremo come si svilupperanno le inchieste. Certamente intanto ci uniamo al dolore della famiglia alla quale diamo tutta la nostra vicinanza. I problemi di violenze sui minori sono un problema enorme, sono numeri tremendi di cui non si parla mai. Si parla solo in qualche caso di violenze sessuali, ma i numeri delle violenze in genere, 11-12 tipi di violenze sui minori, sono tantissimi, sono altissimi. Le denunce, solo secondo le denunce alla polizia, che chiaramente sono una parte del fenomeno, sono di oltre 17.400 denunce in 6 mesi in Italia l'anno scorso. Chiaramente in un anno significa 35.000 casi denunciati di violenze su minori. Ovviamente questa è solo la punta dell'iceberg, perché i fenomeni sono molto maggiori e l'Italia tutto sommato va abbastanza bene, nel senso che è in una situazione tutto sommato, come dire, non tanto grave. Altri paesi sono messi peggio, vedremo quello che succede in Europa, vedremo tanto che l'Europa ha dedicato molte misure a questa iniziativa e vedremo quello che succede nel mondo, tanto che le Nazioni Unite hanno dedicato non una giornata ma addirittura un intero decennio alla violenza sui minori.